solito San Giuliano Sciupone. Sì, però almeno oggi diciamo che c'è un po' meno di rammarico, perché effettivamente aver chiuso il primo tempo solo 1-0 e quindi essere riusciti ad arginare la qualità di gioco, la forza di una squadra importante, ci ha permesso di provare a cambiare marcia, il secondo tempo fare una partita diversa, e è chiaro che poi alla fine rimane il rammarico per qualche occasione grossa, però diciamo che a quello un po' ci stiamo abituando e stiamo lavorando per cercare di migliorarci. Hai cambiato anche assetto nel corso della partita, forse anche la squadra poi ha reagito bene, no? Sì, ci siamo resi conto che pressare in inferiorità numerica alla loro costruzione bassa a tre dietro non ci portava i frutti sperati, perché loro riuscivano ad avere il predominio del gioco e quindi abbiamo dovuto variare. Brava l'Albino Leffe a costringerci a cambiare il nostro piano gara, bravi i nostri giocatori a riuscire a stare dentro la partita e riuscire a cambiare anche un po' il trend, la piega che aveva preso nel primo tempo. Sì, anche perché atleticamente, ha messo anche De Priava, alla fine ne avete avuto di più voi che voi. Ovviamente se andare avanti questa partita, non la posso sentire la porta a casa da San Giuliano, per la prima delle 5, stavate bene, evidentemente. Hai cambiato tre cambi nel primo tempo, tanto per avere un segnale che penso alla squadra, e soprattutto fuori Miracoli hai alzato un po' l'11 e hai allargato Folk, quello che non conosco, quello che ho visto, insomma. Sì, tre cambi sono stati in funzione di cambiare anche tatticamente il corso di una gara che sembrava troppo segnata a favore dell'Albino Leffe, quindi è chiaro che abbiamo dovuto diventare un po' più estremi e quindi alzarci ulteriormente, accettare l'uno contro uno in tutte le zone del campo, sapendo ai rischi che potevamo andare incontro contro una squadra forte e veloce, che effettivamente è normale che è calato un po' anche perché ha tenuto ritmi altissimi. Noi siamo venuti un po' fuori, atleticamente stiamo bene, non so se il predominio secondo tempo è frutto tanto di quello oppure anche di un piano tattico cambiato oppure anche di un equilibrio nuovo che si è ritrovato nel corso della partita, quindi siamo sembrati davvero averne nel secondo tempo, e cercare la vittoria fino alla fine è comunque secondo me un merito dei ragazzi che ci hanno provato senza fare troppi calcoli. Posso fare una domanda? Perché l'anno scorso abbiamo seguito San Giuliano in Serie D, la vittoria che abbiamo in Serie D, la differenza tra la D e la Liga Pro, quanto è la differenza a livello tattico, a livello fisico? Beh, è grossa sotto tantissimi aspetti. Partiamo da strutture, è vero che non tutte le strutture sono come questa, però pensiamo ai terreni di gioco che hanno chiaramente sono fatti in una certa maniera, a tutto, alla gestione dell'evento, all'arbitraggio, ai giocatori che si trovano. È difficile trovare grossi limiti individuali nelle squadre avversarie e anche nell'organizzazione di gioco, quindi le partite sono davvero tutte tiratissime, regna un equilibrio clamoroso. Nel corso del campionato, poi nel corso della partita, lo state vedendo, ci sono partite che si possono vincere nettamente in maniera magari sperata e poi perdere subito dopo, quindi penso che questo equilibrio sia frutto davvero della grande organizzazione che c'è in tutte le società, in tutte le squadre che fanno parte di questo campionato. Ho fatto questo domanda, ho visto San Giuliano e Arzignano, che sono promosse, che voi all'inizio, alla sesta settimana, avete preso in classifica. Arzignano sta comunque facendo un gran campionato di fronte a Piazza e Padova, Vicenza, di Luca stesso, se no Trieste, insomma, nessuna sicurezza. Organizzazione di gioco. Certo, mai avrei sperato di trovarmi in questo momento del campionato esserci giocate le partite con tutte, quindi questo è il sintomo che la società ha lavorato bene e che anche i giocatori magari hanno assorbito un po' questo salto con grande dedizione, con grande umiltà, entusiasmo e voglia di fare. È chiaro che i valori pian piano escono e penso che squadre costruite per mantenere le categorie staranno nella loro dimensione, però l'obiettivo è davvero di giocarcela sempre, e io penso che la Minor F non sia una squadra destinata a lottare per salvarsi, quindi anche oggi il fatto di aver giocato almeno secondo tempo facendo buone cose mi dà fiducia per il futuro, perché davvero sono convinto che alla lunga però certi valori potranno uscire. Grazie. Grazie. Mister 1-1 con l'Albino Leffe.